Bene, Daniele, quando vuoi, io ti auguro sempre un buon lavoro e tante belle cose. Ti ho dato il mio numero, se tu mi lasci il tuo numero, io non lo do a nessuno, io tengo tutti i numeri dei cantanti, quindi fa piacere anche a me conoscerti da vicino, perché se ci conosciamo da vicino, se parliamo e magari se possiamo costruire qualcosa di buono insieme, a me fa piacere. Alla gente soprattutto fa piacere, perché tante persone mi hanno detto non litigare con De Martino è bravo, magari domani se farò un detto con lui a noi farà piacere venire a cantare nella tua bella Palermo, Catania e tante altre città. Patrizio Rizzo, come stai? Per chi non lo sapesse, questo che parla è Patrizio Rizzo. Patrizio, Patrizio, tu lo sai, io ti voglio bene, te ne ho sempre voluto. E tante volte ti ho dato la possibilità di entrare nelle mie dirette, farti cantare, farti parlare. L'ho sempre fatto con il cuore perché io parto sempre dal presupposto che se si può fare qualcosa nel mio piccolo, se posso fare qualcosa per questi nuovi emergenti che nascono, che vogliono farsi spazio nella musica, io lo faccio con tutto il cuore. L'ho sempre fatto e lo continuerò sempre a fare perché tutti abbiamo bisogno di tutti per crescere. Nessuno nella vita nasce imparato. Ricordati che la fortuna di un uomo sta sempre in un altro uomo. Quindi, magari guardando te, guardando i ragazzi bravi come te che iniziano a intraprendere questa strada, rivedo Daniele De Martino 15-16 anni fa, quando a calci e pugni cercava di farsi spazio nella musica, ma 15-16 anni fa era molto più difficile perché non esisteva il mondo dei social, quindi interagire con il pubblico, comunicare con il pubblico era molto più difficile. Oggi esiste il mondo dei social, quindi oggi arrivi subito dritto negli occhi della gente e arrivi subito a comunicare. Va bene così. Patrizio, andiamo a noi. Allora, tu da qualche giorno stai alzando un piccolo polverone per la cover, andiamo a precisare, per la cover che io ho ricantato, Puffa Sul La Matte. Allora, spieghiamo bene come stanno le cose, perché tu adesso questa cosa la stai prendendo diciamo come una forma di gossip, ok? Stai facendo gossip e in primo tempo mi può fare anche piacere, ti posso anche ammirare che quello che stai facendo tu adesso, stai parlando sui social, stai manifestando sta cosa, tu lo stai facendo tutto a forma di pubblicità. In primo tempo mi fa piacere che quello che stai facendo tu l'ho fatto io 10 anni fa, ok? Però quando questo gossip diventa bugia, normalmente io poi mi devo difendere, no? Allora Patrizio, iniziamo col fatto che tu mi contatti. Mi hai contattato dicendomi ciao Daniele, mi fa piacere che stai facendo la mia cover, grazie Daniele, sei un grande, grazie, grazie, io ti ringrazio. Ti ho detto sì Patrizio, io sto facendo la tua canzone, la canzone è tua, rimane sempre tua, io la sto semplicemente cantando perché mi piace. Tutto qua. E tu mi hai detto grazie. Esce la traccia audio, mi fai chiamare, mi fai contattare da un nostro amico autore, ci parlo, ci mettiamo d'accordo, tutto fila dritto. Poi che cosa fai? Poi che cosa fai? Mi ricontatti tu, parliamo, in questa conversazione che ho fatto ascoltare, parliamo, no, ma io di qua, di là voglio fare, vediamo, ci facciamo un duetto, voglio fare, voglio dire. Diciamo, hai preso la palla in balzo, hai fatto pure bene in un certo senso, fai bene. E ti ho detto, va bene, non ti preoccupare, oggi sto lavorando, magari domani, parlando per il giorno successivo, domani ci vediamo, ci prendiamo un caffè. E non ti preoccupare, è un piacere conoscerti. Va bene, va bene. Dopo un'ora forse magari ci ripensi, o forse qualcuno sotto banco ti ha consigliato, sempre le solite cose che si fanno, ti ha consigliato attaccalo sui social, che ti fa la pubblicità, attaccalo, fai, dici. E tu lo hai fatto, ti sei lasciato trasportare da questo consiglio che ti hanno dato e ti sei messo a scrivere sui social, a fare video di Martino, che bello sta canzone, Martino, una ritmica mia. Allora che la canzone è tua, a Napoli, lo sanno tutti quanti. Dico, non è che noi abbiamo detto la canzone è mia, mai detto. O qualcuno ha detto pure che io ho detto poeta, poeta, io non ho mai detto. Sfido a chi prende un video mio, o a chi prende un commento mio, o un post mio dove io scrivo la canzone mia, sono un poeta. Gli do 10.000 euro a chi mi porta la mia faccia con la mia bocca che dice che la canzone è mia. Non c'è sta cosa. Devono fare sempre le solite chiacchiere, le solite cose, perché poi ci sono quelli dietro che guardano dietro le quinte, non possono arrivarci loro e magari usano te o qualche altro per far attaccare, fare e dire ma noi questo poco importa, figurati, siamo vecchi per queste cose, anzi più parlano e più mi fa piacere.
Però quando dice le bugie, no, dice dov'è che dice le bugie? Te lo spiego subito. Quando tu scrivi e tu affermi davanti a tutti quanti, io ho chiamato la Sea Musica e la Sea Musica mi ha detto che è stato Daniele De Martino a fargli togliere cover perché loro l'avevano scritta, è una grande bugia quello che tu stai dicendo. Cioè, perché è una grande bugia? Perché te lo spiego? Perché la Sea Musica è una casa discografica siciliana che si trova nella bellissima città di Catania. La Sea Musica non può mai conoscere nuovi emergenti che nascono giornalmente a Napoli. Quindi la Sea Musica non conosce Patrizio Rizzo, ma non perché tu non sia bravo, tu sei bravissimo, però c'è un problema che non ti conosce perché la Sea Musica appartiene alla città di Catania, stanno in Sicilia, quindi non è che conoscono o si aggiornano giornalmente di tutti i nuovi emergenti che escono a Napoli, conoscono magari un po' più quelli di nome, ok? Quindi la Sea Musica, se non lo comunichiamo noi, se non lo comunico io che quel brano è una cover, la Sea Musica a te non te lo può mai mettere cover, quindi è una bugia che tu hai detto. Ok, e la Sea Musica ti ha detto a te, no Patrizio, ma che scusa Patrizio, con tutto il rispetto, la Sea Musica come può andare contro il proprio cantante, il proprio cavallo, ok, per dare una spiegazione a te? Tu sei un bravissimo ragazzo, però dico, fondamentalmente non è che hai la posizione di poter sapere o di poterti fare questa confidenza. Perché in questo caso tu stai facendo capire che la Sea Musica è andata contro Daniele De Martino, una cosa non vera, una cosa quasi impossibile, no impossibile, quasi impossibile, che il proprietario della Sea Musica è Salvo La Rosa, zio Salvo, quindi il mio manager, il mio produttore, il mio zio, il mio tutto. Quindi questa cosa che tu stai dicendo non è vero. Noi già dall'inizio non abbiamo messo cover nella canzone, perché? Te lo spiego, andiamo nella seconda fase. Perché? Chi mi segue da anni sa benissimo che Daniele De Martino, quando esce un brano, incide un brano, non lo mette su YouTube se non realizza il videoclip. Perché è un mio modo di lavorare, un mio metodo di lavorare. Io faccio camminare brano e video, ok? Questa volta abbiamo fatto uscire la traccia audio perché tra qualche giorno uscirà il videoclip di questa bellissima canzone. Faccio i complimenti a Francesco Franzese e a Nino Danisi. E a te che l'hai cantata. Che sei stato tu il primo a portarla nel mercato e a farla conoscere a tutti noi. Quindi i complimenti principalmente vanno a te. Ma cover si scriveva al momento che si usciva il videoclip ufficiale, che il videoclip uscirà tra qualche giorno, però ormai non ha più senso scriverlo, perché già la pubblicità te la stai facendo, capito? Hai un po' violato la nostra privacy, perché se tu mi hai contattato, mi hai fatto contattare dalla tua ragazza, mi hai fatto parlare con la tua ragazza, mi hai fatto chiamare dall'autore, mi hai fatto chiamare da tutti quanti, ma per una cosa, ma per un discorso che fondamentalmente non ha senso, sai perché? Perché lui non mi ha scritto cover, ma come non te l'ho scritto io, non te l'hanno scritto nemmeno gli altri che la stavano facendo, e ci sono le anteprime, e qui c'ho gli scream. Non lo faccio per rispetto magari degli artisti stessi, magari non è giusto tirarli in ballo, ma nessuno lo ha fatto. Quindi, diciamo, tra virgolette, me ne assumo la mia responsabilità, ma io non sono venuto a casa tua, ho aperto il cassetto e mi sono rubato una cosa e me la sono portata. No, 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 io ho semplicemente cantato una canzone che stava su YouTube conservata da un anno e mezzo. Ok, mi è piaciuta e l'ho fatta. Per di più, questa canzone io l'ho incisa, per tua informazione, il 14 marzo del 2022, 14 marzo del 2022, a Palermo, da Mario Di Stefano. Guarda, leggi bene. E ho aspettato fino a settembre perché ho fatto passare più tempo, anche per rispetto tuo, ho fatto passare più tempo e poi normalmente l'ho incisa. Abbiamo fatto uscire prima la traccia audio e poi il videoclip. Siccome tu adesso, diciamocela tutta, diciamo, stai prendendo la scusa, non mi ha scritto cover, ti stai appellando a sta cosa, perché fondamentalmente forse non so, magari ha dato fastidio che la canzone in un giorno ha fatto 100.000 visualizzazioni su YouTube e 400 TikTok. Magari questa cosa, non so, dà i nervi a qualcuno, perché io ero sicuro, sicurissimo, che se la canzone invece di fare 100.000 solo l'audio faceva 4.000 l'audio e 10 TikTok, non parlava nessuno e forse ti facevi pure una grande risata. Siccome la canzone fondamentalmente forse magari è il mio genere, magari l'ho cantata con emozione, piace troppo, l'ho cantata con il cuore, come sicuramente l'hai cantata tu con il cuore. Ma la parola cover non è una parola che si scrive per via legale o per via legge o perché YouTube dice di scrivere la parola cover.
cover, no, non lo dice né la legge di YouTube, né la legge del signore, né la legge del dottore. Se la vuoi scrivere la scrivi, se non la vuoi scrivere non la scrivi. Basta che nella canzone, come si usa fare, come è giusto fare, metti gli autori, quelli originali, in questo caso Francesco Franzese e non Daniele De Martino oppure Piripicchio. Ok, se invece di scrivere Franzese scrivevo De Martino, lì era una mancanza di rispetto, lì era una brutta cosa, ma io ho scritto l'autore giusto e non, non l'abbiamo scritto nella traccia audio cover. Ok, quindi tu alla fine ti stai appellando, ti stai appoggiando ad una cosa che magari potevi anche evitare, lo potevi fare benissimamente in privato. Siccome magari questa cosa, diciamo, che ti ha fatto comodo, e va bene così, potevo anche non risponderti, far finta di niente, tanto tra qualche giorno poi lo dimenticavano tutti e tu è come se hai parlato, è come se, e se non è successo niente, ma io non lo voglio fare. Poi riguardante a qualcuno magari che fa qualche video, fa finta di difendersi, perché è tutta una finta per mettersi in mostra e per prendere i follower, ma non perché ti vogliono bene, fondamentalmente perché lo fanno con il cuore, perché gli interessa qualcosa, se Patrizio gli hanno scritto cover o meno, lo fanno tutti per prendere follower, lo fanno un po' tutti, diciamo, per mettersi in mostra, o perché magari a qualcuno non sta simpatico il soggetto, o magari perché non gli piace, o magari perché qualcuno vuole fare quello che fa la persona in questione, e quindi magari poi nasce la polemica, no? Però non è giusto, sono tutti difensori, tutti giudici, tutti mafiosi, poi diventiamo tutti paladini della giustizia, ma va bene così, queste cose non ci importano, non siamo qui per fare pubblicità a nessuno e per parlare di altre persone che non ci interessano, sono qui solamente per mandarti un saluto, per mandarti un grande bacio, sappi che io con te non ho niente, ti voglio bene e mi dispiace, diciamo, che hai alzato questo piccolo polverone, si poteva anche evitare, tra virgolette, però se per te è stato giusto così, sono felice per te, sono onorato di aver cantato una canzone che hai portato tu nel mercato, complimenti, sei bravissimo, mi hai anche emozionato quando l'hai cantata, è per questo che l'ho rincisa io, spero che ti incontrerò in una delle tante feste che si fanno giornalmente, spero di incontrarti presto per abbracciarti, per baciarti e finalmente conoscerci di persona, di presenza. Ti voglio bene, ti auguro una buona giornata, adesso io vado a lavorare, ti voglio bene e che dire, ciao a tutti, ti auguro tanta fortuna, tanta carriera e spero tanto che questa canzone Puffa sull'amante diventa il tuo cavallo di battaglia come già lo è, ma lo diventa ancora di più perché meriti tanto. Un abbraccio, ti bacio e che dire, a presto. Ciao Patrizio.